La campagna L'Europa firma i prodotti dei suoi territori ha come obiettivo la comunicazione dei prodotti a marchio DOP e IGP, certificazioni che garantiscono al consumatore l'eccellenza e l'alta qualità europea. La star di oggi, la ciliegia di Vignola IGP, protagonista di un risotto spettacolare. E iniziamo proprio dalle ciliegie che andremo a lavare. Dopo averle lavate, eliminiamo il picciolo, le tagliamo a metà, eliminiamo il nocciolo interno e le mettiamo in una ciotola. La ciliegia di Vignola dal 2013 ha ottenuto la certificazione di qualità IGP. Viene coltivata in 28 comuni delle province di Modena e Bologna. Questa zona è ideale grazie ai terreni freschi e permeabili, al clima e alla cura degli agricoltori. La raccolta inizia circa il 15-20 maggio con le varietà precoci e termina il 10-15 luglio con quelle tardive. Ora che le abbiamo tutte denocciolate, ne prendiamo un po' e le frulliamo con un frullatore di immersione. Aggiungo giusto un goccio di brodo vegetale che ci servirà poi per cuocere il risotto e frulliamo. E trito invece le rimanenti ciliegie grossolanamente. Veniamo alla cottura del risotto. In un tegame metto del burro e lo faccio sciogliere. Aggiungo delle foglioline di timo e dopo il timo aggiungiamo il riso. Non abbiamo fatto un soffritto di cipolla per rendere questo risotto molto delicato e dare spicco alla ciliegia. Dopo aver fatto tostare il riso un paio di minuti, sfumiamo con il vino bianco. Il vino bianco è completamente evaporato, quindi continuiamo la cottura con il brodo vegetale. Aggiungiamone un po' alla volta. Siamo a metà cottura del riso e aggiungiamo quindi le ciliegie di Vignola frullate. Il riso è cotto e al dente, aggiungo le ciliegie tritate e spengo il fuoco. Le ciliegie di Vignola aggiungeranno un tocco davvero particolare al nostro risotto. Per mantecare aggiungiamo un po' di robbiola, mescoliamo per farla sciogliere. È il momento del parmigiano e del burro. Mescoliamo tutto per bene e il nostro risotto è pronto. Il risotto è a pieno titolo uno dei miei piatti preferiti e questo è davvero straordinario. Una ricetta originale, delicata, perfetta per un primo d'eccezione. Sono certa che vi ho già messo l'acquolina in bocca.